ogni anno con l'arrivo della bella stagione tornano le campagne per dire un no fermo e deciso all'abbandono degli amici a quattro zampe. L'estate è sempre una tragica, direi, perché soprattutto per i gatti, quindi non ci sono solo cani, e i cani sono stati una ventina quelli gli adulti, però sui cuccioli c'è veramente un incremento degli abbandoni, direi anche abbandoni strani, particolari, perché non si trova più il singolo, ora vengono proprio trovate cucciolate, e questo sta a significare che le sterilizzazioni non ci sono, sta a significare secondo me che c'è anche tanto omertà o superficialità, non so, però magari vengono cresciuti pensando carini, li daremo via, li daremo, e poi si ritrovano con il problema, e allora la soluzione facile, si lasciano. All'abbandono sulle strade si aggiunge un'altra emergenza, quella dei casi di abbandono per la crisi economica. Di questi casi purtroppo ce ne sono molti, ci sono molti interventi da parte nostra anche unitamente, diciamo, al comune, su segnalazione delle assistenti sociali, molti casi di persone che non ce la fanno più, quindi lo stipendio, la coperta è corta per la famiglia, figuriamoci se poi c'è un animale, ma guardate, si parla di semplicissime visite mediche, per poi non parlare magari di interventi chirurgici che la gente non può più fare, e spesso e volentieri ci chiede un aiuto, però noi non siamo nelle condizioni economiche di dare aiuti. Anche le cucciolate di gattini in cerca di famiglia rappresentano un'emergenza. Ne sono entrati circa una settantina e devo dire in condizioni quasi tutti abbastanza precari di salute. Noi qui, come avete visto, non è che siamo organizzati, non è un gattile, noi abbiamo due stanze di accoglienza per questi gattini, che però se arrivano malati insomma è un problema. Comunque riusciamo a farli adottare, ma l'appello alle adozioni è sempre calorosissimo. Tutte le adozioni possono definirsi del cuore, ma alcune forse lo sono più di altre, come quella di questo cane in cerca di una nuova famiglia che possa coccolarlo. Lui ha assistito il suo padrone, che è stato trovato morto in casa, credo, dicono i carabinieri, una quindicina di giorni. Questo cane è stato lì, l'ha assistito, ogni tanto forse abbaiava, comunque diciamo l'intervento dei carabinieri è stato per l'odore e non per il fastidio del cane. Lui ora è qui e chiaramente cerca una nuova famiglia.